Bella a tutti ragazzi, bentornati sul nostro canale del nostro nuovo video. Come al solito, io sono Gabri, io Birillo. Oggi andremo a far vedere il nostro nuovo box. Vai Birillo, esponicela. Allora, Anita Mod della Arctic Dolphin, una boxetta in BF che arriva a 100 watt, tanta roba, una boxettina molto valida, si presenta bene, molto leggera. Non è di quelle box pesanti. Ora andiamo a fare vedere cosa c'è al suo interno, a tirare qualche conclusione su questa boxettina dal prezzo buono. Pesa del Svoppo Caffè, ricordiamolo, Marina di Carrara, Molicciara e La Spezia, andatela a trovare. Ora andiamo a fare vedere cosa c'è al suo interno. Adesso andremo a fare vedere al suo interno che cos'ha la box. Apriamo la scatolina, si presenta subito la box con la sua boccettina e noi abbiamo messo dentro la 18650 con l'adattatore. Poi andiamo a aprire, al di sotto troviamo il cavetto di ricarica o di aggiornamento del software, uno sportellino per la boccetta BF per eliminarla e avere una box normale, la carta di garanzia e il manuale della boxettina, dove al suo interno ci ha spiegato tutto. Poi con 5 clic si accende la box e lo schermetto si presenta così. Con 3 clic si passa da una fase all'altra, adesso siamo in controllo della temperatura, con altri 3 si va nella curva, a gestire la curva come si vuole gestire per l'atomizzatore e il tipo di resistenza che facciamo, e con altri 3 click in bypass, ovvero che diventa una box meccanica, quindi spinge la resistenza al massimo della sua possibilità. Noi lo andremo a usare su 50 watt perché abbiamo un tiro da flavor e quindi lo usiamo così. Abbiamo un pin flottante e andiamo alle conclusioni finali e alle prove di svapo. Eccoci arrivati alle conclusioni finali di questa boxettina. Andiamo a 50 watt con una resistenza di 0,24, ricordiamolo, con il micidiale di Piloto del Santone dello svapo. No, si comporta bene, mi piace tanto, bella leggera, comoda, c'ha un buon tiro, sì. Una bella scarica di corrente, il suo circuito funziona abbastanza bene, sì. Poi è leggera, c'ha la presa di ricarica, anche se si dice che è meglio ricaricare esternamente, sì, però se ci devi fare qualche aggiornamento, subscribe per registrare la curva, torna bene. Una bella boxettina, il prezzo giusto, non è elevato, una box da collezione, però per il prezzo che ha è un ottimo prodotto. Poi è bello che c'ha lo sportellino che la chiudi, sì. Non vai a schiacciare, la puoi usare anche tipo con una box normale, sì. Valida, che voto ci dai allora, ragazzi? Io gli do nel complesso un 9. Nel complesso un 9, leggerezza, dura abbastanza la batteria, sì. In base alla resistenza che ci fai sopra, funziona bene per le sue funzionalità che ha al suo interno di questo tipo di circuito, una bella boxettina. Allora, dalla Taverna dello Svapo è tutto. Se il video vi è piaciuto lasciate un like e iscrivetevi al canale. Ricordatevi che abbiamo la pagina su Facebook e su Instagram, veniteci a trovare, vi aspettiamo, ciao!